subito l'analisi sulla partita, forse la più difficile del Pescara da qui inizio anno. Ma me l'aspettavo. Io credo che sia stato un buon approccio alla gara, dove fino al gol abbiamo fatto vedere insomma quello che siamo in grado di fare, no? E abbiamo proposto fino adesso. Paradossalmente dopo il gol abbiamo quasi voluto gestire la partita e lì abbiamo iniziato a soffrire, abbiamo iniziato a lasciare quantomeno lo spazio a un Monterosi che sa giocare. Ecco cosa potevamo fare meglio nell'atteggiamento dopo il gol, e quindi al di là di episodi arbitrali o meno, al di là di tutto quello che può essere, io credo che se noi vogliamo crescere come squadra non dobbiamo guardare queste cose, dobbiamo guardare ciò che possiamo migliorare, e sicuramente c'è stato dopo il gol un atteggiamento di rilassamento o di gestione, e noi non lo vogliamo, non dobbiamo essere così, perché poi soffriamo un po' di più rispetto a quello che siamo abituati a far vedere. Ha fatto l'analisi della partita, io faccio l'ultima, poi una domanda da studio e deve lasciarci il tecnico Colombo. La mia considerazione è su due singoli: Tupta nel ruolo di esterno, secondo lei riesce ad esprimere il massimo delle potenzialità? A me personalmente è piaciuto come è entrato Palmiero in campo. Allora, sulla prima, oggi è chiaro che non ha dato quello che ci si aspettava o non è riuscito a esprimere le sue qualità. È chiaro che io sapevo che questa squadra, Monterosi, è una squadra che sa giocare, che con gli esterni poteva impensierire, visto che sono molto propositivi e spingono sugli esterni. E quindi avevo bisogno dei giocatori di esterni offensivi nostri che si sacrificassero, ma che avessero poi la gamba per poter riattaccare quegli spazi che pensavamo potessero lasciare. De Zogus l'ha fatto, ma è più a suo agio. Tupta, tra l'altro, ha giocato negli ultimi anni in quella posizione e oggi sicuramente non ha dato quello che ci si poteva aspettare o credevamo potesse dare, però è sicuramente più un errore mio magari nel credere certe situazioni, ma sicuramente il ragazzo ha cercato di mettere tutto l'impegno che poteva. Per Palmiero invece sicuramente il momento era un giocatore necessario in quel momento, avevamo la necessità che fosse tenuto un po' più la palla nella gestione, anche se in inferiorità numerica, e quindi ha dato sicuramente un apporto importante. Chiaro che ci sono partite e partite, a saperlo poi a posteriori come si sviluppa una partita non è sempre facile, però il suo ingresso è stato un ingresso che ha dato sotto certi aspetti dei vantaggi nella gestione. Una domanda velocissima da studio e poi ci lascia il tecnico Colombo. Sì, la domanda la faccio fare al tecnico, Fabio Ferraresi. No, io mister, come dicevo prima con Massimo e col Presidente, secondo me rispetto alle ultime due partite qualcosina oggi è mancata nel fraseggio finale, nella costruzione di una palla gol, nel voler determinare una situazione importante. Non so se lei è d'accordo, al di là che poi eravamo in vantaggio 2-0 e l'espulsione sicuramente ha determinato tantissime cose, però ho visto un Pescara un po' indietro rispetto alle ultime due partite. Sì, diciamo che non è stato il solito Pescara. Soprattutto, io ripeto, dopo il gol dell'1-0 abbiamo abbassato un po' la guardia, o abbiamo più che abbassato la guardia, abbiamo pensato più a gestire che a continuare a fare quello che avevamo iniziato a fare. E quindi in alcuni frangenti abbiamo provato semplicemente a tenere palla senza andare a fare male, non c'era questa voglia di chiudere la partita immediatamente con il vantaggio appunto del fattore risultato a nostro favore e della spinta che riuscivamo a dare inizialmente. Lì secondo me abbiamo commesso l'errore di andare in gestione e non abbiamo praticamente più provato a fare quello che solitamente ci riesce a fare. Quindi questo mi fa pensare appunto che questa è una squadra che non ha dentro le proprie corde la possibilità di gestire. Può soffrire e quindi deve fare fase difensiva, ma poi deve avere un certo tipo di mentalità, e oggi su quello abbiamo peccato in modo evidente.